ho visto passare una proposta di legge alla Camera dei Deputati relativa a, io non mi occupo di politica, non so neanche di chi sia e non mi interessa, calmati, tolgo i nomi subito, che propone di vietare di fatto i cellulari ai bambini e di vietarne l'uso, credo sino a sotto i 13-14 anni, adesso tra un po' lo leggiamo, non mi ricordo più, senza la presenza fisica dei genitori. Allora, la proposta inizia con, inutile dirvi che ritengo molto dannoso tutto quello che è stato proposto. Adesso vi spiego perché. Da tempo introducono la proposta di legge dicendo che appunto i pediatri italiani stanno evidenziando i rischi a cui vanno incontro, e questo è verissimo, ma sono rischi ovviamente legati soprattutto alla cultura, cioè al fatto che manca di che c'è poca cultura di settore, che le famiglie fanno fatica a capire questo mondo, eccetera eccetera. No, quindi questo è un po' il succo che aggiungo io, perché non è il mezzo che è rischioso, non è un coltello che è rischioso, è come lo si usa. Se lo porti per strada in giro cercando di accoltellare la gente è una cosa, se ci tagli le verdure in cucina è un'altra. E poi hanno anche evidenziato, per cercare di, a mio parere, rendere ancora la percezione più grande della pericolosità, le radiazioni emesse dai cellulari, emanate, va bene, che dice che non esiste, però sottolinea che non esistono ancora evidenze scientifiche. Vi ricordo che un cellulare non emana così radiazioni a caso ogni volta, ma a seconda di che cosa ci fai, quindi se è connesso alla rete wifi la quantità di radiazioni è molto minore di quando invece si collega via 5G o fa una telefonata, perché banalmente, senza entrare troppo nel tecnico, voi sapete che appena girate la casa quello smette di prendere, no, la wifi, perché sei dietro un muro, un frigorifero, quando sei per strada invece nel frattempo per strada invece la 3G, 4G, 5G la prende benissimo, perché ovviamente ha potenze enormemente maggiori. Ma andiamo avanti. Si fa un riferimento ad una legge francese simile, altra follia a mio parere, e poi si parla di, come dire, un esempio, cioè che anche i genitori e le scuole, ok, devono, il personale proposto nelle scuole di controllo deve garantire le strutture scolastiche un utilizzo limitato, più limitato possibile, del proprio telefono cellulare, nonché di altre apparecchiature terminali. Anche qui la ritengo un abominio, perché nelle aziende dovete sapere che esiste un approccio che è quello del bring your own device, cioè porta il tuo dispositivo e per fare quello che dobbiamo fare usa il tuo, che spesso è più utile, no? Per non parlare di quelle scuole che non hanno la possibilità di dare a tutti gli studenti, gli alunni, a seconda dei livelli di scuola, un dispositivo. E quindi portatevi il vostro, perché spesso ce l'hanno e magari non ve ne posso dare uno, magari sono desueti, non funzionano più bene. E quindi questo è un principio esattamente opposto a quello, per cui è vietiamolo negli istituti scolastici. Ovviamente è inutile dire, vi ricordo, che sono mezzi che aiutano a conoscere il mondo, perché si possono usare o male, ma anche molto bene. Andiamo avanti. Dice che le attività, ok, proliferano, quelle pericolose, eccetera, eccetera, tragedie, sfide online. Verissimo, infatti il tema è quello del controllo, giusto, e il tema è quello del, come dire, del bene e del male che c'è lì. Si dimentica il bene, si guarda solo il male, è vero, c'è, ma il controllo non è necessariamente di persone. Esistono i parental control, esistono modi per controllare a distanza un telefono senza la presenza fisica. Pensate che secondo questa proposta di legge, se non ci saranno emendamenti forti di quel tipo, ammesso che dovesse mai venire approvata, comunque manca questo aspetto importante. E poi dice, e si entra un po' nel vivo, dice dai 4 ai 6 anni di età è consentito far avvicinare gradualmente il minore alla tecnologia per non più di un'ora al giorno, per poi passare alle 3 ore giornaliere, c'è proprio il numero di ore a seconda dell'età, dai 9 ai 12 anni 4 ore giornaliere. Allora ragazzi, io ho due figli, uno di 9 e uno di 17. Allora, sin da piccoli hanno i device, ovviamente con il massimo, come dire, controllo culturale soprattutto, perché ho vietato sempre molto poco ai miei figli da quel punto di vista, ho sempre cercato di dare più informazioni possibili, e hanno imparato le tabelline, hanno imparato cose ampie di soft skills, di saper far cose. Mio figlio Mario di 9 anni ha imparato a disegnare guardando tutti i video dove si disegna, pezzi di storia, devi studiare la storia a scuola. Ad esempio lui ha la visione, studiando in Inghilterra, la prima guerra mondiale e la seconda guerra mondiale, che a lui piacciono tanto, la studia con un altro, no, punto di vista. Infatti si scherza questa cosa, papà quando è iniziata la prima guerra mondiale? Nel 1915, no,
nel 1914, perché giustamente, no? hanno diverse percezioni. E allora, che cavoli, gli dovrei togliere tutto questo a 8 anni? Cioè, quant'è? Dai 9 ai 12 anni? Ma da 9 ai 12 anni è proprio, sono nel pieno! Cioè, non è che per forza col cellulare, cioè, si dà, come dire, al mezzo la responsabilità di essere il mezzo cattivo. E poi con chi devono parlare? Cioè, credo che sia il problema minore, ma andiamo avanti, non è finita. Quindi il controllo è ai genitori di chi ne fa le veci. Ok? E vengono multati se vengono beccati... Ancora 12 anni, cioè a 12 anni, ma come minimo hai già imparato il mondo grazie allo smartphone e al tablet, senza l'accompagnamento e presidio, cioè siamo nel 1800, devi stare fisicamente lì, capito? A fianco. Allora, e come si fa per attuare tutto ciò culturalmente? 50.000 euro, cioè 50.000 euro, cioè io come sappiamo a volte se ne mangiano veramente miliardi, danno 50.000 euro, che è niente, per insegnare e diffondere cultura sull'utilizzo. E il genitore che non è fisicamente presente, sanzione pecuniaria da un minimo di 300 euro a un massimo di 1500 euro. Siamo alla follia retrograda, articoli, di nuovo questa roba qua. Questa è proprio la proposta di legge, quella è la premessa, che dice divieto di utilizzo per i primi 3 anni di vita, dove incominci magari ad avere l'associazione dei colori. Certo che bisogna toccare e sporcarsi le mani, ma è ovvio. Ma non c'è solo quello. Viviamo in un mondo molto più complesso, un mondo in cui non necessariamente c'è solo più lo sporcarsi le mani, c'è anche il conoscere un touch, fa parte della cultura, così come impari a usare la penna per allenarti, impari a usare un touch. Non a caso vi ricordo che la differenza generazionale a volte si vede anche da questo. Quando un boomer, ormai parlo del santo, pochi anni di differenza, usa uno smartphone, spesso fa così. Cioè, quante volte avete visto questo gesto? Ok, ma un ragazzo non farà mai così, perché fa così col pollice, ok? Può usare sì a volte un dito, può succedere per fare certe operazioni, ma non fa questa cosa qua. E è dovuto questo anche al tipo di allenamento, anche al tipo di uso, che è completamente diverso. Quindi da quello manuale, sì, no, quello che può fare. Perché comunque quel tipo di interazione, certo, limitata, ma al divieto, di cosa stiamo parlando? E poi l'utilizzo graduale, ce lo spiegano loro come devono usarlo, come se fosse droga, ok? Per non parlare di nuovo l'utilizzo, questa è l'ultima, di dispositivi funzionanti tramite radiofrequenza sotto la supervisione del genitore, cioè confermato tutto. Le braccia cadono in un paese in cui una delle nostre caratteristiche principali è quella di avere l'analfabetismo digitale tra i giovani più alto, perché sia tra i più alti, perché i giovani che vengono definiti nativi digitali non sono spesso nativi digitali, sono nati quando c'era già il digitale, ma poi lo usano solamente per usare cose già pronte, come dire, per giocare con macchinine già fatte. Non costruiscono la macchinina, quindi usano Facebook, usano Instagram, usano TikTok, è già pronto, non è che creano dei TikTok, cioè pochissimi lo fanno. Tant'è che appunto, come dicevo prima, mancano 100.000 posti di lavoro, servono 100.000 persone in Italia e non si trovano perché non sono formate. Quindi ecco, questo è il problema, e quindi la cultura digitale è, secondo me, alla base. Quindi capire i pro e i contro di questo mondo più frequentemente possibile, da più fonti possibili. Voglio 100.000 Marco Camisani Calzolari in giro, non sono geloso per niente, se ne arrivano altri ce ne vogliono tantissimi, su tutti i mezzi, perché c'è bisogno di parlare di questo. Ci sono state grandi polemiche, poi chiudo come sapete, per l'intervento di Fedez che ha parlato di temi caldi, che giustamente sono temi che devono essere affrontati pubblicamente per il grande pubblico, perché altrimenti non se ne parla, e anche di educazione digitale. Non se ne parla. Al massimo che si fa è si vieta. Però è come dire, mio figlio non può uscire da casa perché altrimenti si può fare male. E invece no, deve poter uscire da casa, ovviamente con una protezione culturale adeguata.